È pronta per il primo consiglio all'aperto in Piazza Buozzi la nuova giunta comunale di Giulianova con a capo il neosindaco Ivan Costantini. Ufficializzata solo qualche ora fa, la composizione dei 5 assessori con l'assetto di una squadra che sembra aver soddisfatto, almeno per ora, tutte le liste in appoggio a Costantini. 2 donne e 3 uomini costituiranno l'esecutivo. Il vice sindaco sarà una donna, Lidia Albani, anche assessore alle politiche sociali, della casa, pari opportunità, politiche giovanili e diritti dei bambini. Seguono Marco Di Carlo, assessore a turismo, grandi eventi e commercio, Giampiero Di Candido, assessore ai lavori pubblici e cultura, Federico Taralli, assessore allo sport e Katia Verdecchia, assessore al bilancio e pubblica istruzione. Il sindaco Costantini ha annunciato che la delega all'urbanistica la terrà per sé. Durante il primo consiglio comunale in piazza avverranno dei passaggi importanti. Intanto ci saranno le surroghe degli assessori chiamati a dimettersi da consiglieri comunali, con la nomina dei primi dei non eletti. Della lista Ivan Costantini sindaco a Lidia Albani subentra Ernesto Ciafardoni. Della lista Giulianova Turismo a Marco Di Carlo entra in consiglio Valentina Piccione. Della lista Giulianova in Movimento Matteo Carpineta subentra Katia Verdecchia e per il gruppo Verso Giulianova Simone Paesani prende il posto di Federico Taralli. L'altro passaggio fondamentale sarà l'elezione del presidente del nuovo consiglio comunale. È previsto che Costantini proponga il nome del consigliere Paolo Vasanella, politico di lungo corso, che dovrebbe essere votato senza sorprese. Gli altri consiglieri di maggioranza sono Paolo Bonaduce, Giulio Garzarella, Paolo Giorgini, Antonella Guidobaldi e Livio Persiani. Nei banchi dell'opposizione siederanno invece Pietro Trebuiani, Gianni Mastrilli, Matteo Francioni, Franco Arboretti, Fabio Di Dionisio e Pietro Carrozzieri. La prima buona notizia diramata dal nuovo sindaco è l'aver reperito 100.000 euro per le manifestazioni estive. L'estate a Giulianova si prospetta dunque effervescente.